Alfa Romeo, made in Italy, made in Arese, un'auto che ha una storia pazzesca, un palmarès di trofei invidiabili. Questo è il non plus ultra della produzione attuale, la Giulia, quadrifoglio verde, centesimo anniversario. Motore anteriore, trazione posteriore, 520 cavalli. Un cambio automatico a 8 rapporti, una macchina che oltrepassa i 300 km orari di velocità massima, rapidissima, rapidissima in inserimento, veramente un po' l'eccellenza del Made in Italy. Infatti è un'auto che è stata progettata anche in collaborazione con Maserati e con Ferrari. Questo è il facelifting 2023, questa è l'auto che sarebbe da comprare oggi perché ce ne sono solo 100, peccato che siano già tutte sold out. Tanto tanto carbonio sulla Giulia quadrifoglio verde centesimo anniversario, a partire dal cofano, lo vedete qua, è realizzato tutto in carbonio ed è leggerissimo, è tutto volto al contenimento dei pesi. In carbonio anche il baffo anteriore sotto il paraurti, che peraltro si abbassa sopra i 100 km orari per avere un effetto aerodinamico migliore. In carbonio anche le calotte degli specchietti retrovisori e poi tutto il tetto, bellissimo. C'è anche tutto un profilo laterale che corre lungo la fiancata e arriviamo poi al posteriore della macchina, dove abbiamo un baffo posteriore anch'esso in carbonio. Tanto carbonio anche dentro l'abitacolo, tutto a vista, non lucido, veramente naturale, bellissimo al tatto, sia nelle fiancate che nella plancia, dettagli preziosi anche sul tunnel centrale, taglio prezioso sulla razza principale centrale del volante, anch'essa in carbonio con un piccolo quadrifoglio al centro, bellissimo. La quadrifoglio verde centesimo anniversario si riconosce esteticamente per le pinze oro che sono nascoste dietro i cerchi brunichia di 19 pollici e per il logo dedicato con il quadrifoglio di lato con bordo oro e l'anno 1923-2023. Internamente tanta pelle alcantara, riconoscibile sin da subito perché c'è il numero 100 ricamato in oro con un quadrifoglio oro davanti al passeggero anteriore. Tre i colori disponibili su questa versione, questo a mio parere è il più bello, che è il verde Montreal, poi c'è anche il rosso Etna e il nero Vulcano. Quadrifoglio centesimo anniversario fatta per i 100 anni di Alfa Romeo, soltanto 100 esemplari per la Giulia e 100 esemplari per la Stelvio. Non c'è però una placca a bordo con la numerazione progressiva, per cui non esiste il numero 1, non esiste il numero 100, i fortunati possessori saranno uno dei 100. In questo caso era davvero obbligatorio portarla in pista e per cui non ci siamo certo tirati indietro. Andiamo a vedere come va. Sono quattro le modalità di guida, sono gestibili tramite un jog DL centrale A, N, D e Race. Ovviamente Race disattiva tutti i controlli di stabilità, dà il massimo livello di reattività dello sterzo, dello scarico che a questo punto rimane totalmente aperto, della risposta dell'acceleratore, e anche le sospensioni hanno una taratura specifica da usare esclusivamente in pista, perché su Race davvero Giulia quadrifoglio verde richiede un gran manico e delle condizioni che non sono sicuramente quelle di strada aperta al pubblico. Molto belle le palette dietro al volante per la gestione del cambio manuale, grandi e in alluminio, può essere gestito anche attraverso la leva del cambio centrale. Resta comunque un'auto comoda per viaggiare anche in quattro persone, con una buona capacità di bagagliaio, e se si utilizza la modalità A di guida consuma anche non troppo. Poi nelle altre, beh, mica vorremmo parlare di consumi con un'auto che ha oltre 500 cavalli e che supera i 300 orari. Diciamo che sono l'ultimo dei problemi e sono tutti soldi ben spesi. Bella anche la parte multimediale, un grandissimo monitor centrale di oltre 12 pollici e altrettanto bello il cruscotto digitale che si trova alle spalle del volante. Su un'auto del genere ci si aspetta comunque davvero tutto e c'è tutto, dall'Apple CarPlay ai sedili regolabili elettricamente e anche riscaldati. Siamo nel 2023, quindi non mancano neppure gli ausili alla guida, l'assistenza alla guida, per cui dall'Adaptive Cruise Control al Lane Keep Assist, e per la sicurezza anche il Bliss che ti indica se sta sopraggiungendo un'auto alle tue spalle. Difficile però che questo accada perché Giulia è sempre in pole position. Allora, finalmente le ruote sulla pista, modalità race, ce lo possiamo permettere perché qui si guida in sicurezza, ci sono le vie di fuga, ed ecco allora che abbiamo modo di apprezzare il differenziale meccanico che ha debuttato sulla
Giulia è sulla Stelvio Modellier 2023, per cui sul facelifting, che ha 520 cavalli, un motore che spinge tantissimo, ha più cavalli di quella precedente, non sono tantissimi in più, ma il peso è leggero perché poi abbiamo tanto tanto carbonio. Direttissimo lo sterzo, estremamente comunicativo, la macchina si gestisce, va detto che non è una macchina semplicissima, è una macchina in cui il manico, in cui il pilota, fa davvero la differenza. Ci sono macchine più semplici, magari trazione integrale, questa è una trazione posteriore, oplala, ed eccola che va via, e però è decisamente controllabile. Probabilmente è un'auto che dà davvero il meglio di sé su piste, magari veloci come quella dell'Urbanwing, dove dà del filo da torcere a molte supercar. Senz'altro però, quando ci si mette al volante di questa Giulia, ci si mette al volante di una macchina che è iper. A comprare questa Giulia non ci si sbaglia, nel senso che è un'auto che tu la stai comprando e davvero potrebbe anche non perdere valore negli anni, e nel frattempo essere un'auto che ti diverti comunque a guidare. Wow! Sinistra, destra. Si stacca ai 50, ottimo l'impianto frenante, estremamente modulabile e mai spugnoso. Non ha i carboceramici, ma non se ne sente la mancanza. In Brembo hanno fatto davvero un gran lavoro. Ottimo anche l'handling, buona la posizione di guida. Proprio in pista che ha dato il meglio di sé questa Giulia Quadrifoglio Verde centesimo anniversario. Non volevamo più uscire, veramente troppo troppo divertente, guidarla è soltanto un piacere, ci è piaciuta tantissimo.